le percentuali sono sempre 50-50? Grazie. Sì, 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 assolutamente sì. È un buon risultato sicuramente, ma non cambia l'inerzia della qualificazione. È ancora tutto un turno da conquistare. Ci aspetterà un'altra partita difficile e equilibrata come è stata stasera, penso. Bressi, qua davanti, per favore. Buonasera mister, buonasera. Complimenti per la partita, ma quanto pesa non aver sfruttato forse un po' meglio la superiorità numerica agli ultimi 15 minuti con il Napoli che addirittura forse si è reso più pericoloso del Milan? C'è un po' di rimpianto? Sì, 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 è l'unico rimpianto della gara. Onestamente dovevamo essere più lucidi, più veloci, forse ci è mancata un po' di energia, forse ci siamo un pochettino, tra virgolette, seduti. È un peccato, però avevamo speso anche tanto, quindi... È comunque un buon risultato, una buona prestazione, ma serviranno due prestazioni di alto livello, quindi aspettiamo ancora la prossima. Allora, c'è stata tanta fortuna, eh? E Milan ha avuto tantissima fortuna. Non lo so se la fortuna esiste o non esiste, la fortuna o sfortuna, però se esiste, il Milan stasera ce l'ha avuta. Ok, andiamo avanti. Area. Ciao Stefano, una Ciao. Serata emozionante, una partita apertissima, una partita da Milan, ma è stata anche uno spot per il calcio italiano in Europa. Beh, una serata emozionante tantissima, ce la siamo gustata tutta fino all'inizio della partita, poi abbiamo sofferto la partita come è normale che sia per quando le partite sono così importanti, uno stadio fantastico, una gran bella partita. Secondo me le due squadre possono giocare dal punto di vista tecnico ancora meglio. Ma è stata una partita molto vibrante, con tante situazioni, con tante cose positive. Quindi sicuramente se in questo momento tre squadre italiane sono arrivate ai quarti di finale di Champions, vuol dire che il calcio italiano sta crescendo. Questo del calcio italiano sta crescendo, dillo a tutti i vostri saltimbanco, quelli là che vi girano intorno e che vi sleccano e vi stendono i tappeti rossi, eh? Che ne avete tanti, soprattutto nelle trasmissioni sportive. Televisive, non tanto la carta stampata e via dicendo, perché quella uno la può pure evitare di acquistare, ma quelle che ci propinano durante le dirette degli incontri di calcio, ad esempio. Stasera veramente, cioè, è proprio una presenza, quella di Ambrosino, imbarazzante. No, super partners, il famoso detto super partners, non c'è poi, cioè, trasmissioni che vengono realizzate a Milano con tutti i giornalisti, cronisti, tecnici e cose, tutti di Milano, cioè, vabbè, che ci lamentiamo a fare, no? Vabbè, andiamo avanti. Repice, Radio Rai. Dai, il microfono. No Stefano, cosa ti aspetti a Napoli adesso? Perché comunque il 4-0 in campionato, batti il Napoli per 1-0 in Coppa dei Campioni, il Napoli è senza Kim, non si sa Osimhene, l'altro squalificato che adesso Anguissà, cioè, per loro sembra un pordoio da scalare, per voi? Per noi ancora siamo a metà della salita, ma di solito gli ultimi tornanti sono quelli più difficili da superare. Mi aspetto una partita difficile, ce l'aspettiamo tutti una partita difficile. Napoli è una squadra forte, Napoli è una squadra con molta qualità, Napoli è una squadra che fino ad oggi era la squadra che aveva segnato più gol in Champions. Nelle ultime 5 giornate di Champions noi siamo la miglior difesa perché abbiamo subito solamente nemmeno un gol, ma le difficoltà ci sono state stasera tantissime. Il Napoli poteva segnare, noi dobbiamo stare molto più attenti in alcune situazioni, soprattutto anche sulle palle inattive. Ci aspettiamo un Napoli forte e metteremo in campo chiaramente tutto quello che abbiamo, perché è chiaro che è un obiettivo talmente importante che sicuramente non sbaglieremo l'approccio, non sbaglieremo la determinazione, l'attenzione, la concentrazione, perché nessuno di noi pensa di aver già superato il turno. Noi siamo Piangina, voi non siete i Chiagnazzari? No, quando mai? Mica, vogliamo scherzare, ma quando mai? Dai, andiamo là. È tutto mercato web, gioia qua. Mister, buonasera. Vorrei sottolineare la partita di Calabria, no? Che era stato era scalato un po' dietro nelle gerarchie a un certo punto, soprattutto col cambio di modulo, quindi a causa del cambio di modulo, però una grande partita contro Kvaratskhelia, anche direi una partita da leader nelle proteste, non nelle proteste, però non nell'andare, insomma, a livello di lucidità a parlare con gli arbitri e tutto. Ha ritrovato il capitano vero di questa squadra? Assolutamente sì, ma Davide è un capitano vero. Ed è stato un capitano vero soprattutto nei comportamenti e negli atteggiamenti quando le mie scelte andavano a suo svantaggio. Quindi Davide è un grande. Pellegatti, grazie.
una cosa buonasera, una delle cose che mi ha colpito questa sera, di solito si vede una o due partite nella partita. A me è sembrato di vederne tre o quattro, l'inizio del Napoli, poi il Milan, poi ancora il Napoli, poi ancora il Milan, poi il finale del Napoli. Si aspettava una cosa del genere, perché è difficile vedere 4 o 5 partite in 90 minuti. Sì, secondo me è molto più, però è molto più facile vedere questo tipo di partite o quando si affrontano due squadre forti di alto livello, piuttosto che vedere una partita tra virgolette più simile a quella che abbiamo giocato a Napoli, dove c'è stata più differenza. Ma perché è normale, sono due squadre forti, quando hanno la palla tutte le due squadre hanno idee, hanno giocatori di qualità, hanno giocatori che possono risolvere le situazioni, quindi diventa difficile per entrambe fare una fase difensiva impenetrabile. E poi le partite cambiano perché sono gli episodi, cambiare le partite, andare sopra, andare sotto, cambia, e cambia l'atteggiamento, cambia soprattutto la testa dei giocatori, quindi per quello è così importante essere solidi non solo tatticamente ma soprattutto mentalmente, sapere che abbiamo un modo di giocare che va portato in campo con la più grande possibile continuità, senza farsi condizionare dagli episodi, dagli errori. Giocare a calcio significa sbagliare. Chi rimane più dentro la partita poi alla fine ha più possibilità di vincere. Grazie, buon lavoro. Grazie. A tutti. Vabbè, questi gli anni miseria, no? Cioè praticamente dobbiamo vedere il 50-50, non abbiamo fatto niente, amico caro, comunque quando verrete a Napoli sono sicuro che ve ne tornerete nella Milano Meneghina carichi di meraviglie. Qui lo dico e qui lo scrivo. Comunque, forza Napoli e andiamo avanti. Forza Napoli.